Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. In questo 22esimo episodio dell'Extreme Crazy Log Pokémon Bianco 2, signori, nello scorso episodio abbiamo affrontato la challenge di non utilizzare le pozioni contro il Team Plasma, la città di Boreduopoli. E ciò, ragazzi, ha portato alla morte di Surge, che è stato sostituito. Cioè, ma in quale altra serie voi vedete questo? Cioè, in quale altra serie voi vedete un Pokémon Shiny in... Cioè, livello 52, guardate le statistiche, fanno cagare, ma è uno shiny. E il clickbait la fa da padrone, quindi ragazzi, eccoci qua, pronti per andare verso Grecaropoli, passando dal tunnel, che è Grecalopoli o Grecaropoli, non mi ricordo. Sta di fatto che dobbiamo proseguire, prima di iniziare però, buongiorno signor Netturbino, vi invito a lasciare un mi piace, perché sì. Perché come vedete questo bellissimo tunnel Brama-like. No, comunque ragazzi, lasciate un bel mi piace per sostenere questa serie che sta per giungere, e questo non l'ho ancora detto, alle battute finali. E oh Jesus, aspetta, sbaglio in questo tunnel. Io ho una rimembranza. Che bella la team. Ricordo quasi quelle di Alola. No raga, io qua dentro c'ho una rimembranza di Gechis. Però non vorrei sparare una stronzata. C'è o non c'è Gechis qua? Mi sembra strano che lo si veda subito, forse mi sto solo confondendo. Probabilmente lo sto immaginando in un altro punto, cioè probabilmente è da un'altra parte lui, forse in nero e bianco. Ma il trio scuro dovrebbe apparirmi, no? Cioè io sto impazzendo. Creepy impazzì, hashtag creepy impazzito nei commenti. Ok, perfetto, dovremmo essere arrivati verso Grecaropoli. E dovrebbe essere arrivata anche la medicina per i miei problemi di dizione. Poi andrò giù a prenderla se... nel caso. Comunque ragazzi, alla fine di questo episodio, o comunque verso le battute finali di questo episodio, ora non so, io ti odio. Ok, perfetto, mettiamoci qua al sicuro dal nostro rivale. Ci sarà addirittura l'evoluzione, e manco a farlo apposta, di Frillish, signori, di questo bellissimo Frillish. Adesso siamo diventati un Frillish. Se Frillish si evolve in noi, clickbait confirmed. Ok, buongiorno. Dobbiamo assolutamente ritrovare il Gunio DNA. Scusatemi raga, mi è partito un attimo il cromosoma. Per prima cosa devi sconfiggere il capo palestra. Fa piacere, ma mi sa che non era in palestra il capo palestra, o sto sparando una stronzata frutto di errate reminiscenze, eh? Allora, fermi, se non ricordo male il capo palestra non è in palestra. Sì, il capo palestra non è in palestra. Ora, prima, visto che tanto abbiamo il nostro bel tempo a disposizione, direi che possiamo provare a fare la cattura qua, se abbiamo delle Pokéball, se il mondo e il fato ci vuole concedere gentilmente degli strumenti di cattura. Perfetto, capito, andiamo a comprarle. Facciamo la cattura qui a Grecaropoli e poi andremo a cercare di trovare sto maledetto capo palestra, che io se non sbaglio dovrebbe tipo essere in giro a tuffarsi per la città. Sì, avete capito bene, attuffarsi per la città. Quindi direi di immergersi nelle calde acque di questa bellissima città, dai connotati particolari. Come cazzo si chiama sta città, porca puttana? Grecaropoli, non Grecaropoli, perfetto, ci siamo. Grecaropoli, dillo come se avessi l'eremoce di Luke. Ok, ho voluto andare qua perché raga, sì, no, porco... Tu che infesti le grotte, tu che senza occhi sai dove trovare il repellente mio, quale onore mi deve essere dato per trovarti sopra un lago incantato? Entra nella Pokéball, grazie. Zubat, come lo posso chiamare? Lo chiamo, visto che ci ho fatto le belle rime, lo chiamiamo Dante, lo chiamiamo. Dante, perfetto. Avremo un Pokémon che si chiamerà come il sommo poeta italiano. Probabilmente si sta rivoltando nella tomba quell'uomo. Dante! Perfetto, vai così. Poi ragazzi, vedrò di evolverlo verso il prossimo episodio. Perfetto, la cattura ce la siamo giocata molto abilmente. Allora io proverei a entrare nella palestra sinceramente, perché forse mi sbaglio. Cosa hai da dirmi, uomo? Lo sapevo che... è andato a nuotare cantando cosa? Cantando le lodi. Cantando le lodi di cosa? Cantando le lodi al mare. Che cazzo sei, una edu dell'antica Grecia? Spiegami. Chi è che va in giro a cantare le lodi al mare? Allora, con calma. Ora io non ricordo esattamente cosa bisognasse fare qua. Tipo, si può usare surf? Sì.
Ok, però adesso non mi serve usare surf. La città gradirei esplorarla. Tra l'altro non mi pare che ci sia nulla di chissà quanto interessante. Quindi direi che la città la esploriamo fuori parte. Che dite? Direi di sì. Allora, fermi tutti, perché lì però uno strumento, lo strumento, raga, si prende. Perché lo strumento potrebbe essere... Messaggio, prego. Ok. Fantastico. Allora, fermi tutti. Dov'è l'uomo tuffato? Dov'è quest'uomo maledetto? Ma che porca puttana sto vedendo, ma perché? Cioè me la... Mi sono fatto la cacca addosso. Ciao. Buongiorno, sì, vai a fare le lodi al mare, vai a fare le lodi, che io faccio le lodi a tua mamma di solito. Ok, perfetto, direi di entrare in palestra. Quanto siamo? Siamo a 5 minuti e sto sclerando come un paguro nel Sahara, perfetto. Allora, direi di mettere davanti Nettuno, visto che siamo in ambito marino, potremmo dire, e di infognarci nella palestra. Ovviamente, ragazzi, vi dicevo che la città la esplorerò fuori, cioè città figa, l'isolotto volante la esploreremo fuori parte. Detto ciò, da questa parte, direi, buttiamoci su questi gommoni verdi, perfetto, dovrebbero rappresentare tipo delle ninfee, però non è una ninfea quella cosa. Allora, buongiorno signor fantallenatore, lei cosa ci fa in una palestra acquatica? Tra l'altro poi sicuramente questi avranno Pokémon acquatici. Ah sì, ho allenato un pochino la squadra e avrete notato sicuramente che il Pokémon Shiny è quello più forte che ho. Non c'è un motivo specifico, ok? Cioè, mi è salito più di livello degli altri. Sesmitod, una rana in un posto di rane. Ok, perfetto. Il randomizer abbia notato come funzioni benissimo. Prima ci ha randomizzato due strumenti con due messaggi grazie. Cioè, come se volesse tipo infierire sul fatto che erano strumenti di merda. Poi ci randomizza i Pokémon rana all'interno di palestre dedicate alle rane. Non lo so, poi vogliamo fare anche che Gekis c'ha il suo Hydreigon tra qualche episodio. Non lo so, fatemi sapere, io poi non vorrei dire. Tra l'altro stiamo per ottenere l'ultima medaglia, io la sto prendendo così per gioco. Ma nel prossimo episodio ci sarà quella cosa che vi dicevo, ossia la battaglia sulla nave del Team Plasma, che poi si trasferirà verso la fossa gigante, dove dovremo andare per poi sconfiggere Gekis, se non sbaglio. E poi dovrebbe apparire un po' di gente. Nel caso non abbiate visto mai un Pokémon Nero 2 su YouTube, io non vado avanti più di così negli spoiler. Ok, perfetto, mandato giù questo bellissimo star, mi direi che possiamo proseguire. Grazie fantallenatore per aver partecipato. Lei verrà ricordato tra tutti gli allenatori inutili e dimenticati di questa serie. Verrà ricordato tra gli allenatori dimenticati. Questa qua è una grandissima antitesi, degna del miglior Boccaccio. Detto ciò, Ninfea, buongiorno. Allora, io immagino di dover tipo affrontare per forza di cosa tutti gli allenatori, così almeno poi tornando sulla ninfea dovrei andare dall'altra parte e quindi avere il passaggio per procedere al next level. Claydol, fermi, di che tipo era quest'uomo? Era di tipo terra, se non sbaglio. Tra l'altro, minchia, a livello 51 si è scherzato. Ferrartigli e tua madre morta. Effettivamente, se è di terra, io utilizzo le mosse di tipo elettro, cioè veramente il cancer, però. Ho associato mega assorbimento con il tipo erba, raga, sono andato insieme. Possiamo colpirlo, grazie, è stato troppo difficile. Ah, sei anche di tipo acciaio. E vedi la bella vita? Ok, sì, perfetto, raga, avevo capito tutto, cazzo, avevo capito tutto. Ok, fermi tutti. Ora, ovviamente in questo episodio le pozioni le posso usare grazie al divino. Raga, ricordatevi di pregare il divino, che è fondamentale. Oddio, sto pezzo qua non me lo ricordo. Nel senso che l'avevo provato, mi ricordo che avevo avuto casini pure nella scorsa Crazy Lock a farlo, perché io non so come si faccia obiettivamente. Allora, io nel caso affronto tutti gli allenatori, perché di solito gli allenatori conducono la retta via, visto che abbiamo parlato di Dante prima. Citi a Bob, Slittino, Sci, Curling, visto che strampa danza a tua madre nella stanza. Porca di quella puttana, devi attaccare John Frog. Non ti devi attaccare. Non ho utilizzato nessun pronome. Guarda ti, porca di quella puttana. Muori. E niente, perfetto. Abbiamo il nostro. Abbiamo una roccia autolesionista. Ci piace così. Per piacere muori. Per piacere muori. Cioè. Non muore. Ok, perfetto, bravo John Frog. Ci voleva così tanto? Non ci voleva così tanto a non picchiarsi a sangue con gli aeroassalti. Fermi, escavali, mega assorbimento che devo rifarmi un po' di vita. Giustamente. Sia mai, no? Adesso roba. No. Ok, ciao. Ciao Switch. Mandiamo Plato, ok, perfetto. Mi sono fatto la cacca addosso, ok, va bene. Sostituto, no, tua madre è in butto. Non va bene sta cosa. Tenaglia, muori.
Non è morto. Ma la tenaglia non è che magari t'ha preso. No, non t'ha inculato. Perfetto. Buono sapersi. Signori, Armin si è indebolito parecchio da Insurgence, come potete ben vedere. Ora, non so dove io sia, sinceramente non ne ho idea. Allora, con calma, mettiamo davanti Bernard e prima del capo palestra, ovviamente, raga, mi curerò tutti i Pokémon. Allora, no, tra l'altro poi, raga, lo scorso episodio, tipo, dopo 5 episodi che facevo 30 minuti, è quello che è durato meno. Ora, con calma. Qua devo stare attento, a parte che dobbiamo seccare sul posto questo, che c'ha Medici, a mio coraggio, questo Pokémon qua, c'ho veramente delle faide che non avete idea. E no, devo stare attento e cercare di capire come fare sto pezzo, perché altrimenti ci passo veramente la mia giovinezza, che sta già sfiorando, mannaggia. Surf, dai, vediamo di morire per piacere. Allora, se Bollaraggio non è molto efficace di tipo erbo, vuol dire che questa cosa qua sarà verosimilmente di tipo Dio, di tipo di... Trattieni la bestemmia. Ricordati il family friendly, ok. Insidia. Muori! Ok, perfetto. Grazie. Possiamo proseguire, Victreebel mio. P-Swimmer. Muori, Gelamondo, vai. Che visto che siamo in tema, che tra poco dobbiamo andare a fermare il drago che congela tutto con una mossa di tipo fuoco, chiaramente. Tra l'altro... Oh, velocità diminuisce, quindi vuol dire che se faccio così... Ok, perfetto, raga. Predict di creepy, perfetto, signori. Victreebel a casa. Oh, tra l'altro ci ho rischiato un casino, raga, che ci penso. Cioè, non, a mente lucida non l'avrei mai fatto nella vita. ACDC, vai, è il tuo momento. Contro questo Probopass. Fammi sognare, pressione, vai così. Vai così, premilo, spremilo, manco fossi un cazzo di barometro. Dai, muori, veleno spina, dovresti morire in teoria. Non muore, ovviamente. Psico. No. È brutto. Ma tanto muori. Ok, perfetto. Allora, siamo a 11 minuti e non siamo ancora arrivati dal capo palestra. Potrebbe essere un altro video corto. Cioè, che poi per corto intendo 20 minuti. Quello che io comunque di base vorrei far durare i let's play, ma... Allora, calma. Ora, io mi curo perché mi sto facendo la pupù nelle mutande. Quindi, Nettuno, curati. Tra l'altro, tra poco non basteranno più le iperpozioni per quell'uomo. Anzi, in realtà già di per sé non basterebbero. Però era abbastanza curato per sistemarlo. Belli revitalizzante messe lì a proprio proprio fastidio della vita. Allora, calma. Non è questo che volevo fare? Forse sì. Non capire. Non so se sto facendo le cose giuste, raga. Sto andando un po' in giro a caso. Mi ricordo che non era così semplice. Vileplume dopo Victreebel. Il randomizer oggi ha dato veramente il meglio di sé, raga. Proprio lo schifo dello schifo. Vento argenteo, no, grazie. Per un attimo ho pensato fosse quell'altro lì. Vento gelato, che era di tipo terra. Ho detto, no, minchia, qua è morto Bernard, che è di tipo acciaio, vi ricordo. Invece no, per fortuna. Tra l'altro, raga, non ho ancora sfoggiato il mio Fear of Shiny. Non ho ancora sfoggiato tua madre. No, non ho ancora sfoggiato Fear of Shiny, dicevo. Lo teniamo in serbo per il capo palestra, raga. Fu così che morì al primo Pokémon. Che non è così strano, viste le sue statistiche, vorrei farvi notare. Nettuno, vai, è il tuo momento. Dai, forza, che ce la possiamo fare. Il mio Pokémon illegale. Vai così. Allora, calma, bruciapelo, che dovrei metterti un attimo in difficoltà. Ok, non ti ho fatto una sega nemmeno impegnandomi. Vai così. Tra l'altro sto finendo gli acquagetto di Nettuno. Non va bene sta cosa. Allora, ira di drago. Quanto ti tolgo? È poco. Perfetto. Allora, mi sta facendo un male, boia. Non va bene sta cosa. Ira di drago de nuovo. Aeroassalto. Aia. Fermi, io mi curo, che non si sa mai. Tra l'altro, ecco, per l'appunto, vedete che le iperpozioni non bastano più per curarlo al massimo. Dovrò iniziare a prendere le ricariche totali. Tanto queste iperpozioni qua. No, tua madre svedese. Dai, mi è morto a momenti. Allora, giuro che non volevo spaccarlo. Ho spaccato un righello. L'ho battuto così forte. Ho spaccato un righello. Dio Cristo. Brutto colpo.
Brutto tua mamma colpo. Perfetto. Adesso chi metto in squadra? Mia sorella svenuta nell'olio? Nell'olio? Cosa metto in squadra? Come cazzo si fa sta merda, Dio? No, 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 no. Senti, no, ascolta. Non è... Ok, oddio. Oddio, ce l'ho fatta. Allora, curiamo un attimo Bernard. No raga, mi sta veramente scappando una bestemmia che non avete idea. Io la sto trattenendo come se fosse veramente la cacca a un appuntamento galante. Davvero, non avete idea. Affrontiamo sto coso per piacere. Sei già qui? Eh sì, mi hai ammazzato il re dei mari, Mr. Lode dei... Marcellus. Marcellus. Questo si chiama Marcellus, io non ho parole. Compigiot, Marcellus Compigiot. Immaginatevi un capo palestra, un vostro professore che si chiama Marcellus. Ma voi che rispetto avreste per una persona del genere? Allora, vediamo se riesco a risolvere la questione abbastanza velocemente. Avvelenalo, avvelenalo. Sì, sì, sì. Beh, no, il karma. Ci ho sperato che lo avvelenasse. Ovviamente adesso si ricarica e lo prendo in quel posto. Allora, calma. Vai di Octazooka. Lui fa iperpozione. Ovviamente si ricarica al massimo perché non è Lugia. Octazooka. Adesso con doppio veleno spina, se crit permettendo, dovrei riuscire a mandarlo giù. Veleno spina, ok, perfetto, il primo andato, vai così. Vai così. Merda, non mi ricordo il tipo di Ursaring. Per sicurezza tengo Zapdos, non mi ricordo il tipo di sto Pokémon. Veleno spina, parassi seme, no. No, 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 ok, switcho, switcho. Ok, però l'ho avvelenato. Però l'ho avvelenato, questa è una gran cosa. Ora, fatemi switchare. Devo mandare un altro Pokémon che regga abbastanza bene. Ovviamente questo Pokémon, raga, è John Frog, che paradossalmente ha anche vigore, quindi ce la possiamo fare. Spada solenne, ok, non dovrebbe farmi molto, perfetto. Allora, potrebbe essere di tipo buio, per quanto io ricordi. Dai! Vediamo se era di tipo buio, vediamo se ci ho preso. No, non era di tipo buio, magari aveva un altro tipo. Merda. Ho provato a fare un mega assorbimento che mi ripiglio un attimo anche la vita che mi ha ciulato con Parassisseme. Ok, forse ce l'ho fatta. Forse va giù? No, perché si piglia un sacco di vita ciulando la John Frog. Spada solenne. Aia, 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 aia. Muori, 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 muori. Ok. Ok, è morto. Ce l'abbiamo fatta. Questo è stato pericoloso, raga. Questo è stato obiettivamente molto pericoloso. Però è andato giù. Swalot. Proviamo, raga, con il nostro Archeo. Il nostro pupillo. Lo shiny. Lo shiny. 54 cosa? Dono naturale. Aia. Aia, 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 ok, calma, beccata. Super efficace. Ok, dai, è un'altra beccata con calma, idrondata, aia. Aia, 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 io speravo che mi sasse. Ok, non mi ha fatto niente, beccata giù. E lo shiny la decide. E lo shiny la decide. Il conto dei caduti ammonta a Lugia e un righello. E lo shiny la decide, cazzo. Oh. Non solo sembri forte, ma lo sei davvero, è grazie alla minchia. Peccato che mi hai ucciso il re dei mari, Mr. Lode al mare. Ottava medaglia, signori. Medaglia onda, perfetto. Fuoco che è... Giustamente. Giustamente, vuoi nega... Ok. Va bene. Signori, 12 morti in 22 episodi. Le belle cose. Davvero le belle cose. Ora chiaramente non può non rompermi i coglioni. Sì, ho tutte le medaglie. Sì, 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 andiamo a cercare il Team Plasma. Lo sappiamo, il Team Plasma è giù. È giù il Team Plasma. È giù. È giù il Team Plasma. Lo so dov'è. Ci ho giocato 12 volte a sto gioco. È giù, raga. Dovete scendere da questa parte. C'è una grotta sotto questa città che poi ci porterà a una spiaggia anonimissima di questa regione, in cui per l'appunto sarà possibile trovare il Team Plasma. Ora, io sono depresso, però prima vorrei, gentilmente, questo strumento, l'astra timore, appunto. Magari l'avessi trovata prima, mi sarei fatto due domande su sta palestra. Allora, nel prossimo episodio andremo a scoprire il Team Plasma e vedere che cosa sta tramando, anche se lo sappiamo già. Poi, fuori parte andrò a esplorare la città per vedere se ci sono strumenti. La risposta sarà no, e anche questo lo sappiamo già. Siamo un po' come le anime del paradiso dantesco, sappiamo già tutto noi. Allora, detto ciò, direi di depositare il nostro leggendario illegale, che adesso è morto.
e ci piace così. Tra l'altro ci sarebbe una regola, raga, che dice che gli shiny sono immortali. Io non la applico perché mi sembra esagerato, visto che già l'abbiamo catturato, che non era la prima cattura. Però vabbè. Ora evolviamo, ragazzi, il nostro il nostro Frillish, ossia Tullia, che è uno dei peggiori soprannomi che possono essere stati dati a un Pokémon sul globo. Nel prossimo episodio, verso la fine si suppone, tenterò di evolvere anche il nostro Zubat. Ma adesso, signori, è il momento della verità. In che cosa diventerà il nostro Tullia? Potrebbe essere potenzialmente un nuovo membro, visto che nel box per ora abbiamo solo delle malattie altamente contagiose? Snorant. Cioè, tra tutti i Pokémon dai quali potevo attingere allenamento, uno Snorant, che sicuramente mi allena meno di zero. Che tra l'altro poi devo fargli switch. Il fatto che i Pokémon siano così allenati è dato anche dal Mew. Cioè, from the padella to the brace, come direbbero gli inglesi. Cioè, voglio dire, da uno Snorant, uno Zubat a un Mew. Perfetto, i percorsi, quelli sensati. Cosa? Perché si è appena ucciso? C'è una vischio punta, vabbè, senti, facciamo una cosa. Vai, raga, ma i Mew assassini per... Oh Gesù, dai, muori, fammi salire di livello il coso, per piacere. Ok, perfetto, livello 36. Tra l'altro di base si evolverebbe al 40. Però io non sapevo, cioè non ricordavo che avevo diminuito i livelli delle evoluzioni. Infatti al 35 si stava evolvendo. Io poso le cuffie, prendo Dragonite. Prendo Dragonite. Lo accarezzo con calma, dai, dammi qualcosa di buono. Dammi qualcosa di buono, per una volta. Dammi qualcosa di buono. Non ci voglio credere. Non posso, non posso fisicamente credere in questa cosa. Io non posso. No! Raggio Aurora, è un Patrat. Che cazzo di Raggio Aurora deve sparare? Non ci posso credere. Patrat! Seriamente, Patrat! Cazzo metto in squadra adesso? Ursaring? È l'unico forse che può fare qualcosa di decente. Forse è il momento di dargli fiducia, visto che qua dal 2000 avanti Cristo avremo due Pokémon orsi in squadra. Ma sti cazzi, no? Allora, noi in teoria abbiamo da evolvere un patrat Drago Ghiaccio! Patrat versione Kyurem confirmed! Ma che cazzo? Allora, un Patrat, uno Zubat, tecnicamente un Eevee. Tangela non lo so se si evolve o no. Vorrei provare a farlo salire di qualche livello. E nada, voglio morire. Probabilmente metterò in squadra Ursaring a sto punto, perché è veramente l'ultima spiaggia. Detto ciò, signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. Io non ho parole veramente per quello che succede in questa serie. Trovate voi un aggettivo, un neologismo per esprimere sto schifo. Nada, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social e rispondete alla domanda del giorno. Mi raccomando, ragazzi, social, per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori e soprattutto anche del canale. Perché ad esempio quando non ho caricato i video sono stato male, vi ho aggiornato lì, in particolare su Instagram, ripeto. Mi raccomando, premete anche la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi, ragazzi, ci becchiamo, ahimè, in un prossimo video.